Domani Giorgia Meloni sarà di nuovo a Tunisi, la seconda volta in una settimana. Con lei la Presidente della Commissione europea von der Leyen e il Premier olandese Rutte. Davvero c'è un cambio di paradigma europeo sui migranti dopo il vertice di Lussemburgo? Cerchiamo di capire di più. Sigla, copertina e cominciamo. Concreto per aumentare il sostegno alla Tunisia sia nel contrasto alla tratta di esseri umani e dell'immigrazione illegale, ma anche per un pacchetto di finanziamenti. Minister Meloni is in Tunisia today, if I'm rightly informed, and I think this is absolutely crucial. Good morning. It's a beautiful morning and it's an extremely important day. Of course, the main topic today is the Pact on Migration and Asylum. I am extremely pleased and also very proud to announce that ministers today have adopted general approaches on the Asylum and Migration Management Regulation and the Asylum Procedure Regulation. Se non si capisce che la frontiera d'Europa è una, la copertina curata da Angelica Fiore, montata da Tullio Tosti, ci introduce al tema di questa sera: Italia, Europa e il Mediterraneo. Giovedì a Lussemburgo i ministri dell'interno europei hanno faticosamente raggiunto un accordo, un patto su migrazione e asilo che dovrebbe rappresentare una autentica svolta attesa da anni. Di fronte a un fenomeno che non conosce sosta, lo vediamo nei numeri in questa grafica, gli arrivi sono più che raddoppiati in Italia rispetto allo scorso anno. Vado immediatamente a presentarvi gli ospiti di questa sera, cominciando dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che è in collegamento. Buonasera ministro. E in collegamento anche Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali. In studio con me Fabio Fortuna, economista, e la direttrice dell'agenzia AGI, Rita Lofano. Buonasera. Andiamo subito dal ministro Piantedosi, cominciamo dall'appuntamento di domani a Tunisi, quello della Premier Meloni con von der Leyen e Rutte. Lei nel vertice di Lussemburgo ha ottenuto proprio che ci fosse una parte della discussione riservata alla Tunisia, dove peraltro è stato in visita nel mese di marzo scorso. Ministro, perché la piccola Tunisia è così importante in questa questione? La Tunisia è un paese importantissimo, l'importanza va oltre la sua dimensione, ma affonda le ragioni nella storia di quel paese, nella storia delle relazioni che abbiamo noi con la Tunisia, che ha l'Italia, che ha l'intera Europa, e non solo per i problemi migratori. Noi dobbiamo sostenere la Tunisia e di questo ne abbiamo preso atto anche da ultimo nell'appuntamento a cui lei fa riferimento dell'altro giorno, perché una crisi protratta in Tunisia e quindi anche un tracollo della Tunisia avrebbe degli effetti non solo dal punto di vista migratorio e non solo dal punto di vista quindi della tenuta sociale, e coinvolgerebbe un'intera area, un'intera regione del Nord Africa, anche con diciamo propensione anche verso l'area saheliana. Quindi noi dobbiamo sostenere la Tunisia perché, come peraltro ce lo insegna anche la storia recente, nel 2011 con la crisi dei paesi del Nord Africa, dove vivemmo una condizione di grave crisi da cui ancora l'intera Africa del Nord non è uscita nel suo complesso. Possiamo dire che un po' con il viaggio importante di domani della Meloni, di von der Leyen, di Rutte, ma anche con il vertice di Lussemburgo, l'Europa sta riscoprendo il Mediterraneo?
Questo sicuramente, appunto, questi appuntamenti lo confermano, quello di domani, ma anche tutte le discussioni che sono state poste all'attenzione del Consiglio europeo negli ultimi mesi. Mi consenta, non è propaganda, questo è un merito tutto italiano. Lei ricorderà, è stato detto sin dall'inizio dal Presidente Meloni, io per quota parte, ogni volta che abbiamo avuto il Consiglio dei Ministri degli Interni, abbiamo subito segnalato che il problema del Mediterraneo era un problema centrale per l'intera Europa. Quindi noi non potevamo prescindere dal trattare i problemi del Mediterraneo per temi importanti come quelli per l'appunto delle migrazioni, per parlare dei temi che mi riguardano, ma che sono fortemente interconnessi ai problemi sociali di tenuta economica di dei paesi che affacciano del Mediterraneo. Quindi se dobbiamo sicuramente guardare alle relazioni che abbiamo con i paesi del Nord Europa, ma senza dimenticare la nostra storica collocazione geografica all'interno del Mediterraneo. Ministro, facciamo un passo indietro, torniamo a 48 ore fa. Al vertice di Lussemburgo, dove lei ha rappresentato l'Italia, è stata una trattativa estenuante, 12 ore o poco più, poco meno. Si è mai sentito isolato in questa trattativa sul nuovo patto su immigrazione e asilo? È vero che lei era disposto a trattare a oltranza? Le confermo che ero disposto a trattare ad oltranza, questo sicuramente, ma proprio perché non mi sono sentito isolato. Io ho avvertito subito che la posizione dell'Italia era molto ambita, insomma, tenere a bordo l'Italia nella conclusione del patto era considerato fondamentale. Quando ho capito questo, quindi, sicuramente ho fatto in modo che era un appuntamento importante che si proietta negli anni futuri, perché si approvava finalmente non una mera dichiarazione di orientamento politico, ma qualche cosa che avrebbe avuto riguardo alla formazione di un atto normativo e che quindi poi, se saranno completati i percorsi di approvazione, che riguarderà le politiche europee dei prossimi anni e dei prossimi decenni forse. Quindi quando ho capito questo ho preferito puntare su una trattativa protratta purché alcuni punti che noi ritenevamo irrinunciabili fossero portati a casa. E alla fine ci sono riuscito proprio perché non mi sono mai sentito isolato, ma ho visto anche una platea di paesi interessati alla nostra posizione. E le dirò, la cosa che mi piace raccontare è che si era rotto lo schema, era visibile tra l'opposizione storica che c'è in quel contesto tra i paesi del Mediterraneo e i paesi del Nord Europa, invece c'era una platea di paesi più ampia che era interessato alla nostra posizione. Professor Margelletti, buonasera anzitutto. Grazie, buonasera a voi e un saluto ai vostri ospiti. Eccoci. La Presidente Meloni ha parlato tante volte di Piano Mattei per l'Africa. Il Piano Mattei per l'Africa può cominciare domani dalla Tunisia, secondo lei? Io credo che sinceramente sia già iniziato. Devo dire che concordo perfettamente con quanto detto dal Ministro degli Interni, il Ministro Piantedosi, sul fatto che noi non dobbiamo guardare le dimensioni del Paese, perché le dimensioni di una nazione non definiscono quelle che potrebbero essere le criticità. Quindi la Tunisia è potenzialmente una bomba migratoria, ma non solo, ricordiamoci che il paese è stato purtroppo negli ultimi anni uno dei principali esportatori di jihadisti. È vero che noi in qualche maniera, non naturalmente chi ci lavora tutti i giorni, ma abbiamo dimenticato un problema del terrorismo a matrice radicale, ma questo esiste e permane, e quindi un paese come la Tunisia, instabile, in grado di gemmare criticità, potrebbe portare in Europa non soltanto persone che desiderano avere un futuro migliore, ma anche moltissime persone che vogliono venire qui per compiere atti di violenza e di terrorismo. L'altra cosa però è perché c'è un'altra faccia del Piano Mattei italiano, che non è soltanto il piano per il Nord Africa. Ricordiamoci anche la missione del ministro Crosetto in Kosovo in tempi recenti. Cioè, l'Italia sta spiegando ai nostri alleati europei, che per dovere d'onestà negli ultimi anni sono stati un po' riottosi, che non si può lavorare sull'emergenza. In questo momento i problemi non sono solo l'Ucraina, che naturalmente è il problema dei problemi, ma occorre guardare con una profondità. E l'idea di un Piano Mattei, cioè di riscoprire quello che da sempre è, cioè i rapporti eccellenti che l'Italia ha con i paesi che si affacciano al di là delle nostre finestre, creando un'economia di contrasto, perché l'immigrazione clandestina, non dimentichiamocelo, ha creato
tanta economia in certi paesi, economie basate sul crimine naturalmente. Quindi noi dobbiamo contrastare l'economia illegale con un'economia legale. Di economia andiamo a parlare subito con il professor Fortuna. La Tunisia è un paese che è in una profonda crisi economica e anche di conseguenza una profonda crisi sociale. Cioè stanno partendo anche i cittadini tunisini molto spesso verso l'estero per cercare fortuni. Per di più questo problema della crisi è anche un ostacolo all'accordo per aiuti del Fondo Monetario Internazionale. Ci può spiegare meglio che cosa sta succedendo? Il Fondo Monetario Internazionale, per dare delle risorse finanziarie alla Tunisia, vuole delle garanzie in termini di riforme e su questo ancora l'accordo non è stato raggiunto. Probabilmente ci si arriverà. La mediazione europea credo che sia fondamentale e in questo ambito devo dire che l'Italia sta facendo una bella figura, anche perché l'Italia già in tempi recenti si è interessata alle vicende africane per necessità, no? Ricordiamo che già col vecchio governo c'era stato un avvicinamento ai paesi africani per la questione energetica, che rimane fondamentale, attenzione, perché è vero che oggi il gas è sceso intorno a meno di 30 euro, dico meno di 30 euro perché proprio ieri ha avuto un'impennata, più 20%, questo cosa ci dice? Che i problemi potrebbero tornare, abbiamo scorte, però va mantenuta l'attenzione con l'Africa e poi l'Africa è importantissima sotto il profilo economico perché l'Italia, ma soprattutto l'Europa, se vuole veramente recitare un ruolo di piena integrazione al suo interno e costituire un blocco economicamente competitivo con Stati Uniti e Cina, deve volgere lo sguardo all'Africa perché in Africa può trovare delle occasioni importanti, anche in termini di flussi migratori, perché se sono ben organizzati, sia nel paese da cui provengono che da noi, ci serviranno, come diceva Visco nelle sue considerazioni finali, noi avremo dei problemi in termini di risorse per l'attività lavorativa, perché abbiamo un problema grosso di denatalità che non è risolvibile, ammesso che possa migliorare da qui a 20 anni. Quindi avremo bisogno almeno di 135.000 lavoratori. Dovremo quindi attuare una politica dei flussi migratori che poi realizzi integrazione e anche formazione, perché non arrivano qua già preparati per fare quello che devono fare. Rita Lofano, direttrice dell'AGI, come vedi tu la Tunisia? Può essere considerata tra quei paesi sicuri? Perché una parte dell'accordo di Lussemburgo è il respingimento di chi non ha diritto all'asilo verso paesi sicuri, anche se non sono quelli della persona, della nazionalità, ma anche per chi ci è transitato e ha legami con quel paese. Sarà una partita complicatissima quella di definire i paesi sicuri. Questo sicuramente, forse il Ministro ce lo potrà confermare, è stato uno dei nodi più discussi, la definizione di paese terzo sicuro, e sicuramente la Tunisia sarà tra uno di questi. Però diciamo che la missione del governo italiano, del Presidente del Consiglio Meloni, domani sarà incentrata anche molto su quella che è definita la dimensione esterna, cioè gli accordi con i paesi terzi che sono importanti. L'Italia con il governo Meloni, ma anche precedentemente, come giustamente sottolineava il professore, ha una strategia ben precisa sull'Africa, no? La Presidente del Consiglio è stata in Libia, in Algeria, in Etiopia, quindi gli accordi con i paesi terzi sono fondamentali sul piano della gestione delle migrazioni, e io credo che una parte importante, non a caso sarà accompagnata da von der Leyen e dal premier olandese Rutte, sarà anche quello di stringere accordi ad esempio per impedire le partenze, appunto, e per favorire invece magari canali umanitari, cioè immigrazione legale e controllata, che poi ha anche dei risvolti economici importanti. Quindi la Tunisia, lo sottolineate voi prima, oltre 50.000 sbarchi dall'inizio dell'anno, bene, 26.000 sono arrivati dalla Tunisia, quindi è un paese cruciale, non a caso
Meloni ci va nel giro di 5 giorni 2 volte, però questa volta con 2 novità importanti: l'accordo raggiunto a Lussemburgo, quindi il patto sulle migrazioni, e i fondi europei, perché è vero, ancora si sta lavorando sui fondi del Fondo Monetario Internazionale, si parla di circa 2 miliardi, ma arriva con, Gentiloni ha parlato di 900 milioni, credo, circa. Quindi non è poco, perché aiutare la Tunisia significa non solo gestire la migrazione, ma anche, diciamo, avere una strategia ben precisa per l'Africa. Pensiamo a quello che è successo, mi riallaccio e poi chiudo, sì, durante la crisi energetica, no? Se non avessimo fatto tutta una serie di accordi per gli approvvigionamenti, diversificazione, partito già col governo Draghi, probabilmente non avremmo un'Italia che cresce più del resto d'Europa insieme alla Spagna, no? Andiamo dal ministro a chiedere proprio sulla Tunisia, se sarà considerata da un paese sicuro. Tra l'altro, questa è una decisione, se non sbaglio, mi corregga ministro, che tocca agli stati stessi, agli singoli stati. Guardi, innanzitutto la Tunisia, voglio dirlo, è già tecnicamente un paese considerato sicuro in base alla normativa vigente, già approvata a livello nazionale nell'ambito della cornice di diritto internazionale e di diritto europeo, quindi è già tra i paesi dichiarati sicuri, secondo i parametri che la legislazione europea e nazionale finora prevede. Quello che, di cui si è discusso, voglio precisarlo, non è solo la caratterizzazione del paese terzo sicuro, ma anche quello che si dovrà mettere alla base degli accordi di riammissione, che poi gli Stati membri potranno fare, rispetto alla storia individuale delle persone da riportare, da riammettere nei paesi di provenienza. Quindi il tema si è spostato sulle persone, visto che è un tema che riguarda per esempio gli arrivi dalla Tunisia, da cui stanno arrivando non solo tunisini ma anche cittadini dei paesi subsahariani. Quindi il tema si è spostato, ed era quella l'attenzione che avevano posto alcuni paesi, sulle connessioni tra le storie individuali di queste persone rispetto ai paesi verso i quali teoricamente poi si, e praticamente si dovranno in qualche modo riammettere. E quindi il punto di equilibrio è stato non solo la precondizione di qualificazione di paese terzo sicuro, ma anche il fatto che abbia un senso portare, insomma, il timore che aleggiava era quella del modello Ruanda, che insomma è stato adottato e non ancora realizzato dalla Gran Bretagna, e che sicuramente è al di fuori della nostra dal nostro orizzonte e dalla nostra cornice giuridica. E quindi ecco quello che abbiamo ottenuto, che possa essere lo Stato membro a stabilire quali possano essere queste connessioni tra la storia del privato e il paese terzo di riammissione, e farlo sicuramente in un confronto con l'Europa che possa quindi fare da garanzia rispetto a quello che è il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Ministro, parliamo del tema della redistribuzione. Non è passato un criterio di redistribuzione automatica obbligatoria nel caso di boom di arrivi, cioè di crisi migratorie, però c'è un meccanismo per cui chi si rifiuta di accogliere, il paese che si rifiuta, pagherà un tanto, 20.000 euro per ciascun migrante che avrebbe dovuto accogliere. Andranno questi soldi non direttamente ai paesi di primo ingresso, ma in un fondo. Perché l'Italia ha messo questi soldi in mano alla Commissione europea e non ha accettato che venissero redistribuiti? Guardi, allora mi lasci dire innanzitutto che è uno degli elementi di successo della posizione che noi abbiamo posto l'altro ieri. Innanzitutto abbiamo rifiutato la originaria previsione che voleva inserirsi nel patto di questo meccanismo di compensazione, sottrarsi alla redistribuzione e il pagamento diretto al paese che in qualche modo vedeva, nella fattispecie l'Italia ovviamente, vedeva fallire questa redistribuzione. Voglio dire, il sistema della regulation ha fatto, ormai organizzato su base volontaria, ha fatto registrare tutto il suo fallimento in questi anni. Quindi il primo successo, innanzitutto, le voglio dire che per la prima volta in un testo normativo si mette l'obbligatorietà in qualche modo della redistribuzione, ma obbligatorietà che a nostro modo di vedere non viene fatta né con criteri che, mi lasci dire, sarebbero stati lesivi della nostra dignità, cioè farci pagare per tenerci in alternativa le persone che arrivano sul nostro territorio. E seconda cosa, è stata corroborata con quella che è la nostra visione originaria. La redistribuzione non è l'obiettivo principale. Per noi l'obiettivo principale rimane quello di bloccare le partenze. E bloccare le partenze non solo con le azioni di cooperazione operativa con i paesi di partenza, ma anche favorendo tutti quei processi
ecco, di risoluzione dei loro problemi di carattere economico e sociale a cui facevate riferimento negli interventi precedenti. Quindi la creazione attraverso la contribuzione alternativa, compensativa della mancata redistribuzione, la creazione di un ulteriore fondo, quindi un'ulteriore fonte di finanziamento di quei progetti che dovranno andare a finanziare quello che noi abbiamo sempre detto, la cosiddetta dimensione esterna del problema migratorio per l'Europa. Quindi progetti che non saranno solo di cooperazione, rafforzamento della cooperazione operativa, ma proprio indirizzata di iniziative di sostegno dei paesi di partenza e di transito proprio per prosciugare le precondizioni dei processi migratori irregolari, cioè creare quelle condizioni economiche, sociali o comunque di trattenimento delle persone lì sui propri territori, quindi che potranno essere quindi in qualche modo offrire delle alternative a quello che è il sogno migratorio di molti giovani africani nella fattispecie. Quindi questa soluzione ottempera a nostro modo di vedere diversi elementi di successo rispetto a quella che era la posizione italiana. Rita, come giudichi questo accordo, direttrice? Una vittoria per l'Italia o no? Un primo passo importante, però quello che è emerso è vero è che l'Italia è determinante per raggiungere degli accordi in Europa, no? C'è stata anche questa novità, questo diciamo smarcarsi un po' dell'Italia rispetto alle posizioni dell'Ungheria e della Polonia, perché l'Italia, lo sottolineava anche il ministro prima, ha votato con quello che è il nucleo storico che ha fondato l'Europa, e questa è una novità interessante, può essere un nuovo normale, può essere anche semplicemente pragmatismo, perché è importante per l'Italia avere buoni rapporti con paesi come la Francia e la Germania. Ricordiamo che quando è stato siglato l'accordo c'era il cancelliere Scholz a Roma, insomma, lo stesso giorno, però è anche altrettanto importante per paesi come la Francia e la Germania avere l'Italia dalla loro parte per raggiungere intese come queste, che comunque saranno un primo passo, andranno rinegoziate con quella che è poi la proposta del Parlamento europeo, quindi si dovrà cercare un ulteriore compromesso, ma di fatto viene messa al centro la questione migratoria. Professor Marcelletti, com'è cambiata la geografia del Nord Africa negli ultimi anni? È cambiato i luoghi di partenza? Quali sono i paesi più sotto pressione? Guardi, è cambiato tutto onestamente da 15 anni a questa parte. E in buona parte è cambiata anche per colpa nostra, nel senso che negli ultimi anni noi abbiamo continuato a discutere su quanto fanno i francesi, quanto fanno i turchi, come mai si comportano così. Io non mi preoccupo mai di che cosa fanno i miei, diciamo, competitor, mi preoccupo di quello che sono in grado di fare io. Noi dobbiamo riscoprire anche una piccola vena unilaterale, perché il multilateralismo va benissimo, è parte del DNA nazionale, ma non deve essere una sorta di foglia di fico dietro la cui immagine dovesse in qualche maniera nascondersi. E tutti i suoi ospiti hanno citato un punto fondamentale, direi il punto centrale, che è quello della non partenza. Non si può bloccare uno tsunami cingendo le città costiere con altissime mura, perché non sappiamo le dimensioni degli tsunami. Quindi l'unica possibilità è avere degli strumenti predittivi che vanno dall'intelligence, che è fondamentale, ad altre strutture, per capire esattamente che cosa sta avvenendo in quei paesi e soprattutto rendersi conto che noi dobbiamo, ed è una parte immagino determinante del dialogo che il Presidente del Consiglio Meloni avrà nei prossimi giorni, è offrire delle alternative economiche, che vuol dire anche che noi dovremmo anche iniziare ad immaginare un approccio diverso allo sbocco che la piccola e media impresa italiana possa avere in alcune parti del mondo, accompagnandole, facendo sì che in queste nazioni si crei business, che è utile per il nostro paese, ma nel contesto dando da lavorare a tante persone, perché le persone che hanno lavoro, le persone che hanno, e ricordiamoci che il lavoro non dà stipendio, il lavoro dà dignità, tendono a rimanere dove hanno il lavoro e non andarsene via. Quindi il punto è farli rimanere più possibile a casa loro, ma in condizioni di dignità. Credo che su questa partita il nostro paese, il governo attuale, il governo Meloni, quelli che seguiranno nei prossimi anni, potrebbero fare una partita storica per l'intera concezione di come il sud del mondo vede l'Europa e non solo l'Italia. Fortuna, quale tipo di immigrazione serve all'economia italiana? Come si fa a regolarla, secondo lei?
Beh, non è una cosa semplice, indubbiamente, perché ci vorrebbe una migrazione, un flusso migratorio già in condizione di poter lavorare in Italia. Questo credo che sia molto difficile, quindi bisogna fare degli accordi con questi paesi che riguardano sia la formazione che la possibilità di inserimento, perché se partono e poi arrivano qui e non riusciamo a impiegarli se non in lavori che non necessitano di alta formazione, è un problema. Certamente però possono far fronte ad esempio a tutti quei lavori stagionali, almeno le persone che non hanno una cultura per fare altro, perché c'è bisogno, lo vediamo adesso col turismo che sarà un'occasione per rilanciare ulteriormente il nostro PIL, c'è bisogno di manodopera, non si trova, quindi c'è lavoro, bisogna organizzarsi e bisogna utilizzare proficuamente queste risorse. Ministro, torno da lei. Abbiamo ottenuto delle cose, su qualcos'altro abbiamo dovuto un po' cedere, in particolare garantire che ci sarà un contributo italiano e degli altri paesi chiaramente di primo arrivo nel velocizzare le pratiche di riconoscimento del diritto d'asilo. Tempi più veloci però erano previsti anche dal decreto approvato dal governo dopo il disastro di Cutro. Riusciremo a, diciamo, velocizzare la nostra burocrazia? Allora, innanzitutto, come lei ricordava, io non lo definirei un cedimento questo che, a cui noi dobbiamo, abbiamo dovuto in qualche modo avere insomma, nella trattativa, proprio perché è testimoniato, come diceva lei, dal fatto che il governo italiano aveva anticipato nel decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri di Cutro la scommessa, la sfida insomma, di creare le condizioni per poter avere infrastrutture, regole, risorse per accelerare i procedimenti, che è un'annosa questione, insomma, in qualche modo possano contribuire a realizzare finalmente l'architettura normativa internazionale che prevede, insomma, la possibilità di separare in tempi brevi quelle che sono le posizioni di coloro i quali hanno diritto ad entrare sul territorio nazionale ed europeo in quanto titolari di protezione internazionale, quelli che possono entrare perché accedono ai meccanismi appunto dell'accesso al lavoro e quant'altro, e quelli che invece devono essere poi assoggettati ad allontanamento perché non hanno diritto a rimanere. Questa è la grande sfida che noi abbiamo già accettato già di nostra iniziativa col decreto legge approvato a Cutro. Adesso è un qualcosa che viene previsto anche nel patto. È ovvio che ci vorranno risorse per fare in modo che questo funzioni. Segnalo che anche da questo punto di vista l'elemento di grande soddisfazione nostra è che noi siamo riusciti a far accompagnare alla previsione nell'ambito del patto approvato l'altro giorno specifica previsione, siamo riusciti a farla accompagnare con la previsione di risorse importanti anche di carattere di sostegno finanziario, di collaborazione con le agenzie europee specializzate per fare in modo che insomma, questa sfida possa essere compiutamente portata a termine. In più, ovviamente, siccome siamo consapevoli dell'impegno quindi della grande importanza che questa sfida impone, abbiamo ottenuto che ci fosse una clausola di revisione dell'accordo che quindi in tempo ragionevole, in 2 anni, ci possa portare poi a fare, come dire, un check rispetto a quelle, come saranno andate le cose, e quindi la possibilità poi di richiedere all'Europa una revisione di quelle che sono le regole che si sono affermate per questa specifica questione. Ministro, io la ringrazio molto, come ringrazio tutti i nostri ospiti. Il TG2 Post finisce qui.